Bentornati nel nostro spazio informativo settimanale del Consiglio regionale dell'Abruzzo. In apertura parliamo di bilancio. Il consigliere regionale del Partito Democratico, Camillo D'Alessandro, anticipa le novità della manovra finanziaria 2015 della Regione Abruzzo, che nel frattempo ha iniziato il suo iter legislativo in Commissione Bilancio. Intanto è un bilancio molto, purtroppo, di lacrime e sangue. Ereditiamo una situazione drammatica, ma con i tagli che ci sono stati evidenziati dal livello nazionale, noi abbiamo da recuperare in un bilancio già ridotto all'osso 110 milioni di euro. Quindi tutti i capitoli discrezionali saranno a zero, non ci saranno liste della spesa, non ci saranno marchette, ci saranno solo le spese obbligatorie. Poi lavoreremo nel corso del 2015 con le entrate ulteriori che noi riterremo di attivare sulle partite che oggi saranno a zero. Però facciamo una scelta di fondo, tutto ciò che abbiamo lo mettiamo nel sociale, cioè per le categorie più deboli della nostra regione. È un bilancio generico e senza programmazione, e quanto afferma il consigliere regionale di Forza Italia Gianni Chiodi. Stiamo cominciando con le audizioni dove rileveremo tutte le criticità. Quello che balza agli occhi è che ci si aspettava chissà che cosa, almeno dagli annunci che erano stati fatti, cambiamento, cambio passo, cambio verso, cambio faccio, faccio qui, faccio miracoli, faccio cosa. Mi sembra che sia un bilancio assolutamente asfittico, senza nessuna, come posso dire, creatività, in una condizione peraltro molto più facile di quella che abbiamo dovuto vivere degli anni 2009 precedenti. Quindi mi sembra lo stesso, insomma, come era il documento di programmazione economica e finanziaria, si era già capito, vago, generico, assolutamente politicamente corretto, e non si traduce nulla in questo bilancio. Quando li facevo così io, ma stavamo parlando di periodi molto più complessi, dicevano che era una visione ragionieristica. Noi ci aspettavamo adesso un Abruzzo veloce, invece abbiamo visto un Abruzzo che mette la compartecipazione, i ticket, che non finanzia le riserve, cosa che noi abbiamo fatto, riserve naturali, che non finanzia i centri di ricerca, cioè le cose che invece noi siamo riusciti a fare nonostante un clima difficile, qui mi sembra invece che siano assolutamente, vedremo di correggerlo nei limiti del possibile durante i lavori del Consiglio regionale. E ora cambiamo argomento. Presentata la proposta progettuale per la ristrutturazione del complesso edilizio che ospita la sede istituzionale del Consiglio regionale dell'Abruzzo all'Aquila, danneggiato dal sisma del 2009. Sentiamo il progettista Lucio Zazzera. È un complesso molto, molto interessante e anche molto complicato, nel senso che è il risultato di una sedimentazione storica molto densa, con interventi in diverse epoche, soprattutto in epoca recente, per adeguare, diciamo, il complesso storico all'uso dell'amministrazione. Questo oggi, come dire, si presenta cristallizzato dall'evento sismico e pone un tema non solo di sicurezza, appunto, ma anche di ripensamento della qualità funzionale ed anche di altri tipi di qualità, diciamo, che sono dentro questo complesso e che non sempre emergono. Parlo per esempio della qualità dei monumenti storici che sono stati utilizzati in questa riutilizzazione per l'amministrazione. Parlo anche del rapporto con la città, che in sostanza da qualche decennio, per necessità di sicurezza da parte dell'emiciclo, ovviamente è stato tagliato, è escluso con un recinto che non fa più partecipare il monumento storico costituito dall'ottocentesco Palazzo delle Esposizioni con la Villa dell'Aquila e con tutta la città. Possiamo parlare di una seconda vita dell'emiciclo? Io sicuramente penso di sì. Credo che se andremo avanti con questo progetto si aprirà un interessante dibattito non solo su questo particolare complesso, ma anche per quello che rappresenta, come dire, problematicamente anche rispetto alla città monumentale che si sta ricostruendo e al modo di procedere, cioè un modo di procedere che nello stesso tempo rappresenta ripristino di antichi valori e modernizzazione dei sistemi. La lungaggine amministrativa è una patologia della pubblica amministrazione, come sottolinea il direttore amministrativo del Consiglio regionale Paolo Costanzi.
Noi abbiamo rimesso in un diagramma Gantt, abbiamo rimesso i tempi che si sono succeduti dal lontano 20 giugno 2009 ad oggi, e è emerso chiaramente che di 2102 giorni 360 sono quelli utili alla progettazione, validazione, tempi della gara, un 320 circa sono stati assorbiti dai giusti, legittimi, costituzionali ricorsi al TAR che andrebbero comunque confinati in tempi decisi, il governo Renzi l'ha fatto con il decreto 90, e ben 1428 giorni sono stati assorbiti da tempi che non hanno prodotto alcun valore, tempi di ritardi vari, in un Gantt sono scritti tutti, cito uno per tutti perché davvero mi ha assorbito, sono un po' la continuità di questo procedimento che è iniziato nel 2009 e finito oggi, qualcosa come 360 giorni, cioè un anno per avere il decreto a suo tempo che autorizzava il Consiglio regionale ad essere soggetto attuatore, cioè un'amministrazione pubblica che può bandire, può fare applicando il testo unico sugli appalti un proprio, fare una propria gara. Ci sono voluti un anno per avere due paginette di decreto che ci riconoscesse appunto soggetto attuatore. È un anno perso, davvero. Si poteva fare in 7 giorni un provvedimento del genere. E ora ci spostiamo ad Avezzano, dove si è svolto un importante forum interregionale sulla riforma del sistema territoriale in Abruzzo a seguito della legge del Rio. Presente ai lavori il ministro per gli affari regionali Maria Carmela Lanzetta e il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio. Organizzato dall'ARDL, si è svolto ad Avezzano, nel Castello Orsini, il forum interregionale sulla riforma del sistema territoriale in Abruzzo a seguito della legge del Rio numero 56 del 2014. Presente il ministro per gli affari regionali e le autonomie Maria Carmela Lanzetta, ai lavori ha partecipato anche il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio. È un convegno organizzato dall'ARDL Italia per verificare e capire a seguito della riforma del Rio quale sarà il ruolo delle province, ma soprattutto le funzioni che le province perdono, e quindi la regione come si organizza a seguito dell'applicazione di questa riforma. Ma soprattutto si parlerà, immagino, dell'unione dei comuni, ma soprattutto delle funzioni associate dei comuni. La regione ha fatto un gruppo di lavoro su questi argomenti, stanno lavorando, facendo un monitoraggio su tutte le leggi esistenti a livello regionale, per poi capire come organizzare una legge organica e vedere soprattutto quelle funzioni che non apparteranno più a questo nuovo mondo dell'architettura delle province, ma che saranno funzioni da attribuire ad altri enti con relativo personale e risorse finanziarie. Ecco, si parla molto di unione dei comuni, un tema che i comuni stanno seguendo da anni, però materialmente sono pochi ancora i comuni che intendono svolgere questa funzione, che poi sarebbe una funzione utilissima anche per quelle che sono le sinergie che si vanno a creare. Sì, effettivamente non c'è una cultura di unione ai piccoli comuni che sono in Abruzzo, circa 306 comuni, di esperienze di unione dei comuni ne abbiamo pochissime in Abruzzo, quindi sotto questo aspetto probabilmente va aumentata la sensibilità, va chiarita anche la norma in maniera applicativa ed operativa. Sono più i comuni che tendono di mettere le funzioni associate insieme che i comuni che fanno unione dei comuni. Ecco, su questo punto oggi probabilmente il ministro Lanzetta darà ancora dei suggerimenti, vedremo anche il contributo della regione e sentiremo anche da parte direttamente dei comuni le difficoltà che hanno nell'andare incontro a questa riforma che prevede l'unione dei comuni e quindi un'unica testa fatta da più soggetti appartenenti a territori storici che probabilmente erano differenti. Anche la provincia dell'Aquila, con gli esuberi che abbiamo scoperto attraverso il Sole 24 Ore, avrà problemi con il personale, ma anche qui probabilmente i comuni potrebbero beneficiarne. Sì, potrebbero beneficiarne, ma a seguito anche insieme a delle risorse finanziarie, perché i comuni oggi rimangono un baluardo fondamentale per la tenuta della democrazia e l'erogazione dei servizi in Italia, quindi non bisogna scaricare né ai comuni né alle regioni personale senza risorse finanziarie. Secondo me va fatto un esercizio molto intelligente che è quello di capire come attraverso il trasferimento del personale, questo personale come può e in che settori deve lavorare creando a sua volta economia e lavoro, quindi quasi come
creare dei settori dove le finanze, le economie occorrenti vengano generate proprio dall'attività lavorativa alle quali questi lavoratori dovranno essere prestati. Meglio ancora, diffusione dei comuni, soprattutto per quelli montani, per quelli più piccoli, per quelli che hanno maggiore difficoltà ad essere proprio ascoltati dalla città centrale, da Roma, dal potere centrale. Noi siamo sul territorio con i nostri tecnici ad accompagnare questo percorso e in alcuni luoghi ci siamo riusciti molto bene, per cui oggi lancerò questo messaggio in Abruzzo e i nostri tecnici sono a vostra disposizione per accompagnarvi a facilitare tutto quell'iter amministrativo che serve ad arrivare all'Unione dei Comuni. L'Unione dei Comuni non ha dei vantaggi subitanei, però è un investimento per il futuro, perché i risparmi e i successi si vedranno dopo qualche anno di rodaggio. Non è una questione economica solamente? Non è assolutamente una questione economica, è un momento di trasformazione istituzionale. Ci confrontiamo spesso anche con la mia omologa francese, anche loro sono impegnati ad una trasformazione territoriale, loro sull'accorpamento delle regioni, noi in questo momento sul superamento delle province e sull'aggregazione dei comuni. Concludiamo con alcune modifiche legislative approvate nell'ultimo Consiglio regionale. Sentiamo il presidente della seconda commissione, Pierpaolo Pietrucci. Abbiamo portato a casa due grandi risultati. Il primo, che riguarda la risoluzione del problema che si era venuto a creare per croniche difficoltà dovute al rapporto tra gli organi di indirizzo e gli organi gestionali dell'azienda diritto allo studio e oltre diverse problematiche che si sono accumulate nel corso degli anni legate alla prosecuzione dei servizi essenziali delle mense per gli studenti. E quindi attraverso il subemendamento che ho presentato al progetto di legge numero 26 abbiamo consentito all'azienda di prorogare i termini del contratto in essere nelle more, nell'attesa di procedere a una nuova gara. E quindi si è trovata una soluzione al problema, come avete visto, che abbiamo seguito con il collega Giampieri, il collega Ranieri e l'assessore Sclocco nel corso dell'ultimo mese. Parallelamente abbiamo portato avanti nella mia commissione, la commissione territorio, infrastrutture, lavori pubblici, un lavoro importante con i presentatori e con gli esecutori dei progetti, quindi il comparto dell'edilizia, un comparto importantissimo, per il problema annoso delle proroghe che venivano concesse alle norme sull'adeguamento sismico, al progetto di legge approvato nel 2011 contenente le norme sull'adeguamento sismico. Ne è nato un lavoro importante, c'è stato un percorso di partecipazione, tutti gli esecutori e i presentatori hanno presentato dei documenti importanti, altamente innovativi, che verranno calati così come sono, sic et simpliciter, in un regolamento che sarà attuato entro 30 giorni dalla promulgazione della legge e verrà portato in consiglio, e a quel punto noi potremo partire con il recepimento dei progetti nei geni civili, che scontano purtroppo anche lì una cranica carenza di personale, di strutture e di mezzi, che potranno accettare in forma di autorizzazioni i progetti di legge. Credo sia un grande risultato. Insieme a questo abbiamo inserito un emendamento a firma mia, del consigliere Berardinetti e De Nicola, per la proroga della presentazione dei termini del famoso progetto di legge del piano case, che verranno quindi portati dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Il TG Web torna dopo la pausa natalizia. Dalla redazione dell'ufficio stampa del Consiglio regionale dell'Abruzzo, un augurio di buone feste.